Buonasera, Valle Corsa, provincia di Frosinone, giusto? In mezzo alle colline si coltiva l'ulivo, olio. Quindi c'è la sagra dell'olio, ecco. Con questa si porta, sale c'è qui un portale. E si arriva dove? Piazza Sant'Angelo. Piazza Sant'Angelo. Poi, qui è Piazza Sant'Angelo. Poi saliamo. Poi sali, sì. Incontri Porta Missoria. Porta Missoria. Incontri la casa nativa della Beata Maria de Mattias. Patrono di Valle Corsa è San Michele. Questa chiesa, lui per una settimana ha mosso gli occhi e il viso. E San Michele Arcangelo. Documentati, sono venuti vescovi. Ah sì, miracolo. Un miracolo. Mentre quella del vitello? Quella del vitello è il vitello che si è inginocchiato all'altare, no? Il vitello? Sì. Però il vitello viene, questa storia sì. Viene dal Monte Gargano. Poi qua lo fanno inginocchiare tutti gli anni. Chi? Il vitello. Ah, lo fanno proprio inginocchiare? Sì, lo portano proprio all'altare. Lo portano materialmente? E si inginocchia davanti al vescovo il 29 settembre. Ah, hai capito. A mezzogiorno. La ricorrenza che fanno proprio, obbligano in un certo modo di Dio, insomma. Ma questo vitello, una volta inginocchiato e fino alla cerimonia, sì. Che fanno una festa, lo cucinano? No. Sì. Ma dopo viene mangiato questo vitello? Lo sai che non lo so, penso di no però. Una volta benedetto, una volta inginocchiato, torna al proprietario. Però che cosa quello fatto? Che l'ha donato, sì? Dona il valore del vitello. Ah, ecco. Il vitello sta a 500 euro, lo dona, sta a 300. No, dona, dà un'offerta. Un'offerta. Un'offerta, ecco, al parroco, sì, del valore del vitello. Alla chiesa. Ecco. Buonasera, qui abbiamo le colonne le colonne di Valle Corsa. Ma qui è una valle dove corrono tutti? Tutti quanti. Ecco che la signora di Valle Corsa fa la croglia, sarebbe il fazzoletto che supporta appunto il peso della conca quando si portava l'acqua a mano, anzi in testa. Bene, bene. Anche la legna. La groia. Oh, abbiamo dei giovani a Valle Corsa, murales, un angolo giovanile. Ma siete proprio di Valle Corsa? Abitate sì. Qui? Questo è il vostro angoletto? L'avete battezzato come? Com'è? L'angolo cultura, no, l'angolo dei giovani, insomma. Questo che cos'è? Un pub? No, non è un pub. Ciao. Per passione, appunto, ha creato questo. Quindi un presepe, anche se non siamo a Natale, però un qualche cosa di particolare in questo presepe, una modernità, un tema scottante della fame del mondo. L'abbondanza. Quindi la modernità, l'abbondanza, il troppo, lo spreco, il lusso. Il lusso. E qui c'è l'altra faccia della medaglia, del questo nostro mondo, la fame e appunto la miseria. La miseria.
Allora, l'8 maggio si fanno le fettuccine in piazza, gratis per tutti. Ecco. No, al ritorno del 29 settembre, sì? Dai bavari balconi, sì? Signori di festa, buttano le ciambelle. Che buttano le? Le ciambelle. Ciambelle o ciambelle? No, ciambelle. Che sono... le frappe molto più grandi, ecco. Fatte tonde, sì. Tutte chiuse in mezzo, incartate, poi vengono mangiate a tutti quelli che ci stanno in piazza. Ecco, quindi buttano questa, dai vari queste balconi, ciambelle, buttano queste sono fatte ciambelle. Di zucchero, farina, come? Tipo le frappe. Tipo le frappe, però, molto però più, schiacciate. Molto più sostanziose. Più sostanziose. Quest'anno, nell'occasione... del mese di settembre, perché è quasi tutto il mese che si fa festa, andiamo a Monte Michel in Francia. Addirittura Monte, e perché Monte Michel? Perché là è un culto di San Michele. Ah, ecco. Monte Michel, perché si chiama Monte Michel? Michel, perché in francese è un Michele, dedicato a San Michele. Oh, questa sotto il periodo pasquale, prima della risurrezione, dal giorno di santo, dal giorno. Dato che non possono suonare le campane, c'è la trella, come si chiama? Terlone questo. Terlone. Ma perché è più piccoletta. È più piccolina. È la figlia. Vai l'altra. Oh, invece questo è il padre. Poi c'è il nonno. Ah, c'è anche il nonno, cioè. Dirite che è grandissimo. C'era fatica, però si gustavano le cose, giusto signora? Ma i pozzi di prata, stai da vedere.